Ci son due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Non manca più nessuno, forse non si vedono. I pappagarna, ciao bambini, come state? Eh? Spero bene, io sto bene e allora spero anche voi. Bene, però ho un piccolo problema che bisogna risolvere e sono sicuro che voi mi aiuterete. Eh? Allora, sentite un po'. Se un problema matematico devi affrontare, su una piccola storia ti devi concentrare. È il testo del problema, dove una domanda o anche più puoi trovare. Come in una caccia al tesoro. Gli indizi devi cercare. Sono sempre numeri. Non ti puoi sbagliare. Ci sono infinite parole chiave, che ti apriranno la mente e ti faranno trovare la soluzione facilmente. Bene, ricorda, se devi aggiungere, unire o sommare, un'addizione dovrai fare, oppure se devi togliere, separare o il resto calcolare, stai tranquillo, solo la sottrazione ti potrà aiutare. Benissimo. E allora, una volta che abbiamo capito questo, cerchiamo di risolvere il problema. Anzi, due. Ah, quindi, per risolvere il problema, bisogna farlo sul quaderno matematicamente. Cioè, con il disegno, l'operazione e la risposta. Bene, problema A. Un cagnetto e quattro agnelli. Tre gattini, vispi e belli. Se ci aggiungi due maiali, quanti sono gli animali? Pensa, 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 pensa. Ho trovato! E voi? Ma sì, sono sicuro anche voi. Allora, secondo problema, problema B. Nonna Fernanda andando al mercato, 20 muffin al cioccolato ha comprato. I dolcetti erano dentro un sacchetto. Lei poi li ha messi nel suo zainetto. Sono al sicuro anche se piove a dirotto. Ma non ricordava che lo zaino era rotto. 10 muffin sono precipitati. Quanti alla fine ne sono restati? Pensa, 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 pensa. Ma sì, ci sono arrivato! E sono sicuro che anche voi ci siete arrivati. Benissimo! E allora, adesso vi saluto tutti quanti e ringraziamo la maestra Grazia per queste meravigliose filastrocche. E poi voglio ringraziare tutti voi bambini. Alice, Alessia, Alessandra, Alessandro, Alessandro, e poi Cristian, Cristina, Emanuela, Eleonora, Francesco, Francesco, Francesca, e poi Gabriele, Giovanni Paolo, Ginevra, Greta, Lorenzo, Matteo, Michela, Ondina, Pier Domenico. E dato che li ho ringraziati, non so se ve ne siete accorti, in ordine alfabetico. Per ultima, ma non perché sia l'ultima, proprio perché lo decide l'ordine alfabetico. Salutiamo Sara. Evviva! Vai! Allora, bambini, vi faccio salutare anche da Chiaretta la mucchetta. E vai! Ciao ciao!